il vostro Kizico e Parla, bentornati con un nuovo vlog. Ragazzi, vi chiedo davvero di cuore di guardare questo video fino alla fine, perché vi devo raccontare alcune cose, alcune spiacevoli, alcune buone, chiedervi alcuni pareri per quanto riguarda alcune idee che ho in mente e soprattutto darvi alcune notizie per quanto riguarda il canale. Perché lo so che ogni volta che dico ragazzi sto tornando attivo divento inattivo, ma non è colpa mia, non è che sono io che non ho più voglia di registrare, editare eccetera eccetera. Giusto per dirvi uno dei motivi del perché settimana scorsa e questa settimana e molto probabilmente anche settimana prossima sarò inattivo, è che molto probabilmente quando starete vedendo questo video mia madre sarà già stata operata e teoricamente dovrebbe già tornare a casa per fare la convalescenza. Dunque potete capire anche da soli che essendo che mia madre sta male e deve essere operata, cioè sto cercando di dargli una mano, stargli vicino eccetera eccetera. E soprattutto ovviamente dopo l'operazione che dovrà fare la convalescenza lei non potrà cucinare, alzarsi, andare in giro, dunque dovrò aiutarla io in casa e per quello sono un po' inattivo e lo sarò anche per una settimana o due in futuro. Ma non vi preoccupate perché comunque i video continueranno a uscire. Settimana scorsa non sono riuscito proprio a registrare niente, non ho trovato tempo. Settimana scorsa è stata proprio una settimana di merda perché non ho trovato né il tempo di editare né il tempo di registrare, né il tempo di niente. E vi spiegherò a breve tutto quello che è successo settimana scorsa. Comunque, per chi se lo chiedesse, mia madre deve fare solo un piccolo intervento, non è nulla di grave, almeno spero, anche perché l'ho subito pure io, ovvero l'esportazione della cistifelia a causa dei calcoli. Comunque, tralasciando le cose più brutte, passiamo a altre novità. Per il mio compleanno mi sono comprato una nuova scheda di acquisizione per streamare e soprattutto registrare in una qualità leggermente più alta. Dunque mi sono comprato l'Elgato HD60S, che la S sta per streaming. Ho deciso di comprare questa Elgato proprio perché appunto è fatta per lo streaming e io mi sto divertendo tantissimo a streamare, anche se non faccio grandi numeri, ma a me non me ne frega perché finché mi diverto lo faccio io. Grazie a questo potrò finalmente streamare in full HD, 1080p eccetera eccetera, 4K, MLG, 360, no scope eccetera eccetera. Soprattutto grazie a questo gingillino posso fare una cosa che fanno tanti streamer americani, ovvero streamare sia su Twitch che su YouTube, in modo tale da avere più persone che ti seguono, perché comunque hai l'utenza di YouTube e l'utenza di Twitch. Ci tengo però a provarlo proprio perché voglio cercare di portare più persone da YouTube a Twitch, soprattutto per seguire le streaming, perché io mi diverto a fare streaming, soprattutto a giocare insieme a voi. Insomma, potrete conoscermi al di fuori dei video. Infine, ovviamente, come vi ho detto anche prima, l'ho acquistata anche per riuscire a registrare in una qualità un po' più alta, cosa che attualmente la mia Vermedia Portable non me lo consente. Comunque, come vi ho detto prima, il 6 febbraio è stato il mio compleanno e mio fratello e la mia ragazza mi hanno fatto un regalo davvero molto speciale e molto gradito. Mi hanno regalato una Xbox 360 con alcuni titoli davvero molto interessanti che ora vi farò vedere, perché sono davvero contentissimo di averli. Vi sto facendo vedere il joystick perché la console pesa più di me tra un po'. Difatti non so come quel mobiletto mi stia reggendo l'Xbox. Comunque, i titoli che mi hanno regalato sono tutti questi qua. C'ho Halo 1, Halo 3, Halo 4, Halo Reach, Halo Wars, tutti i Gears of War compreso Judgment, più Metro 2033 che era esclusiva Xbox 360. Insomma, in una sola botta mi sono fatto tutte le esclusive Xbox 360, compreso anche Titanfall giusto per collezione. E niente, sono molto contento perché io ho giocato Halo 1, Halo 2 e il primo Gears of War, ma non l'ho mai finito il primo perché non mi ricordo neanche il motivo. Per quanto riguarda Halo 1 e 2, io e mio fratello lo possiamo giocare a occhi chiusi da quanto ce lo ricordiamo quel gioco. E giustamente alcuni di voi diranno: ma che me ne frega a me che ti ha regalato un Xbox 360 con tutti quei giochi? Ecco, la mia idea era di fare delle streaming proprio su Twitch e su YouTube, giocando insieme a voi la campagna o di tutti Gears of War o di tutti gli Halo. Pensavo di fare Gears of War perché è la serie che non ho mai giocato, mai mi ci ha appassionato, diciamo. Dunque appunto volevo chiedere a voi se vi andrebbe di fare la campagna single player o appunto di Gears of War o di Halo insieme, dove per appunto gente come me che non ha mai visto tutti Gears of War a parte il primo fino a metà della storia, non mi ricordo, possiamo giocarlo insieme, guardarlo insieme e vedere un po' com'è. Dunque fatemi sapere sotto nei commenti se vi andrebbe questa idea. Ah, scusate, tornando al discorso il gatto HD60, un'altra cosa che mi è successa settimana scorsa del fatto che sono stato molto inattivo è anche perché mi sto preparando tutte le cose da trasferire sull'hard disk esterno, che sono tipo 7800 file, perché a Natale mi si era formato il computer e ho dovuto cambiare scheda madre, scheda video e alimentatore. Attualmente ho sopra una scheda video di merda che non mi consente di registrare e toccare niente perché è una GT710 e questo bellissimo stronzo funziona solamente con Windows 10 e io ovviamente ho Windows 7 su questo computer. Dunque una volta che mia mamma si rimette dall'operazione porterò il computer a farlo formattare, installare Windows 10, installare la nuova scheda video che sarà una 1050 da 4 GB dedicata,
così che finalmente posso tornare a giocare e registrare su PC e appunto magari streamare League of Legends, H1Z1, questi giochini qua, insomma. Ah, inoltre, non so se si vede, mia mamma per il mio compleanno mi ha regalato la collection di For Honor, che è bellissima. Cioè, personalmente è la collection più bella che io abbia acquistato tra tutte queste, proprio perché, non so se si vede, gli elmetti sono in acciaio, pesano un fottio, cioè veramente pesano tipo 5 kg, non uno solo, dico tutti insieme. Ragazzi, come ultima novità vi posso, diciamo, annunciare tra virgolette che mi hanno invitato a far parte di un clan di Rainbow Six Siege che si chiama Shinigami. Personalmente mi ci sto trovando davvero bene, sono dei ragazzi molto simpatici, molto forti. Attualmente io sono nella prima squadra, diciamo, da titolare sicuro al 100%. Prima o poi vi porterò un video magari dove giochiamo di squadra, vi facciamo vedere le clutch, tutte queste cose qua che facciamo. Sono, diciamo, contento perché comunque ho trovato una compagnia con cui giocare in modo serio, in modo competitivo, perché infatti ci studiamo le tattiche, ognuno ha il proprio ruolo. Io ad esempio gioco Montagnier e per appunto giriamo intorno a una tattica, cosa che ovviamente quando gioco insieme a voi non voglio fare. Se gioco ad esempio con Fabio, Pietro o Christian o Gemmer o queste persone qua, mi piace giocare cazzeggiando o comunque facendo le competitive sempre in modo sciallo, e secondo me è giusto che con gli amici cazzeggio, ci divertiamo eccetera eccetera, con invece il clan giustamente giochiamo in modo serio. E niente ragazzi, questo era tutto quello che mi è successo settimana scorsa, che mi succederà questa settimana e prossima settimana. Io mi scuso se sono inattivo, ma capitemi, mia mamma deve essere operata, ho altri problemi in famiglia eccetera eccetera, cosa che bene o male tutti hanno. Appena mia madre si rimetterà inizierò a editare il nuovo Italian Trolling, che ho già pronto, devo solamente editarlo, ovvero le clip già ce l'ho pronte. Tornerà ovviamente Roto Trolling, la serie anche Come Mirare su Battlefield 1, che ho visto che sta andando molto bene, ma ovviamente non avendo tempo ancora non ho trovato il momento per registrare. E soprattutto adesso che stiamo per arrivare a 4.000 iscritti vi posso dire che ci saranno ben 3 speciali. Uno è più sul forse, vediamo se riusciamo a farlo, altrimenti amen. Invece per quanto riguarda gli altri due sono sicuro al 100%, e uno ve lo posso spoilerare, è su un gioco che già solo il pensiero mi fa innervosire. Dunque chi mi segue da un bel po' sa di che gioco sto parlando, dunque preparatevi per un vecchio ritorno e soprattutto una vecchia modalità. E niente ragazzi, grazie mille del tutto il supporto che mi state dando, soprattutto vi ripeto, stiamo raggiungendo 4.000 iscritti, che è un traguardo enorme. Sono davvero contentissimo e già sto preparando lo speciale per i 5.000 iscritti, perché è un progetto che ho in mente già da tanto e sarà davvero speciale. Penso che a me mi farà piangere come un bambino, perché già solo il pensiero è figo, mi piace, ma comunque di quello se ne parlerà in futuro. Mi raccomando ragazzi, commentate qui sotto facendomi sapere se volete vedere in streaming Halo o Gears of War, e se vi piace l'idea di streamare sia su Twitch che su YouTube, mi raccomando passate da Telegram e Facebook, trovate sotto in descrizione. E niente ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video, sempre by Bad Company Italy.